vincere adesso, figli della mela. La nuova stagione comincia col botto. Ma oggi, con le botte qua, visto i nomi. Oggi proprio c'è proprio un trittico degli spaccini. Dovete andare in galera. Io sono il rap sbirro. No, ho sbagliato live. Ho sbagliato live, raga. Like, commenta qua sotto. Sai che tu sei uno sbirro. Io so che qualcuno sbirro c'è che guarda. Qua dentro? Sì. Ah, credo che no, canzone. Lì dentro no. Non lo no. so. Io vedo più utilizzatori. E... Ah, quindi pezzo, vabbè, allora, questo è una canzone di Rusty Kilo. Adesso, perdonami. Questo è un brano. Bravo. Di Rusty Kilo. Dice chi? Chi cazzo è Rusty Kilo? Dico per i più giovani, sì, certo. Che magari conoscono Tony Boy, conoscono Kid Yugi, ma non conoscono Rusty Kilo. È uno che fa i featuring con quelli bravi. No, perché tu dici fai featuring con due bravi che sono usciti da poco? Perché Rusty Kilo spacciava. Sì. Sei uno spacciatore. Era uno spacciatore. Io conosco uno che fa le reaction, che è mezzo sbirro. Se vuoi, e non sono io. Allora, se vuoi, gli passo il contatto. Ah, no, è l'altro. Occhio. Dai. E dicevo, siccome poi l'hanno arrestato, ho detto, minchia, facciamoci il film. E come l'hanno arrestato? Castichino, nessuno se ne è snicciato, ha fatto tutto lui. Sta scherzando! Dai! No, in realtà era Sigilo. Vecchia scuola, andatevelo a recuperare. Andiamo a sentirci questo. È uno che, di quelli che ha portato un suo stile, questo sì. C'è tanti ragazzi che mi dicono: ascoltalo, io non prediligo questo genere, quindi non è nei miei ascolti, però è sempre un piacere. Ma anche come lifestyle è stato uno dei primi stratatuati. Questo anche perché l'occhio vuole la sua parte. E non solo l'avvocato. Vai! La sua parte, vai! Fammi sentire cosa ha combinato da stile. Vai! Senze misteriose, overdose, penso terze pine bloccano. Questo è il ritornello, mi sa. E questo è K. Gel. Ma è dentro a spese dello Stato. Senti un botto e ti un morto. Resti steso sulle mie forze, anche se sono da buttare. Ma sono nere! Color correction. Conosci Marco tua madre. Bravo! In quattro cuori, muoio in circostanze misteriose. Ma ancora di moda? Va buttata così. Chi sono a 180 in curva insieme a Cicci il Trafano. Il Trafano. Sono sempre ubriaco, ecco svelato l'arcano. Ah, ecco. Sul divano. Prima di TikTok, già povero gabbiano. Ho rivisto 100.000 in un anno. Le dico grazie al cazzo. Sera di sveglio attappato. Sono attappato. Un pugliese che spicca come Albano e Cassano. Prendo sempre gli eccitanti e qualche volta li ho piaciuti. Sono divertice il colorotto. Io gli amici vivaci. Così GGG, vivo sempre la mia guerra. Piloni fanno danni quando vanno arrapati. A noi ci siamo allagati. Wow. Prima quanto allagati. La canzone è sua. Ok. Testa sul piatto caldo. Ho i cartieri appannati. Bugia di Massafra. Ho visto la tua tipa. I buchi aperti come il chakra. È così vacca che in India la fanno sacra. Vabbè, è chiusa proprio così. No, va bene. I buchi così grandi che sembra che chakra, bella, mi è piaciuta. Ehi, Naruto! Bello, bello! Figo. Anche il discorso di fare il video monolocation in lavanderia con i soldi che si lavano. Ci bello. Sta. Trap? Sì, è trap, mi dice un tre cazzo. Tre stili diversi, mi dice una minchia. Mi dice un cazzo. La cosa Gangsta incredibile trap. È che i ragazzi giovani abbiano così tanta forza. A parte Tony Boy, che forza ce l'ha mentale, probabilmente. Sì, perché è un po' molle dalle benzo. E lui comunque ha il suo stile. Hanno tutti e tre stili differenti. Tre stili è un'altra cosa. Per rappare così, della serie, ogni tanto permettersi di non chiuderle o fregarsene un attimo del beat. Per rappare così dovete prima fare le cose fighe, poi puoi permetterti di fare la variazione sul tema e la esatto. Altrimenti sei uno scarso di merda, esatto. Non è questo il caso. Ah, faccio rap, imito Tony Boy. No, Tony Boy sa anche rappare classico. Quindi iniziamo dalle basi. Esatto. Anche Rusty Kilo ha avuto un'evoluzione. Adesso fa una roba più trap da quello che faceva prima. C'è un background per tutti e tre. Questo è quello che arriva. Trap, questa, è una mangiassata trap in un disco. Va bene, perché anche il featuring con i ragazzi giovani che trattano di quello ed è fighissimo. Quindi, raga, se ti piace sta roba, va bene, c'è tra pompi in macchina. Purtroppo c'è stata una rima molto infelice di Kid Yugi, però.
cazzo, tipo così vacchia che no. I terroni fanno danni quando vanno arrapati. Ah. Ah, yeah. Non mi è piaciuta tantissimo, soprattutto in questo periodo storico. So che lui non ha sicuramente fatto quel tipo di riferimento, ma sicuramente era un riferimento differente, arrapati nel senso di pigliati bene. Sì, non eccetera, è la rima eccetera. Che ti inventi la minchiata, sono tanto ricco, quattro troie, minchia, mi soffio il naso con i pezzi d'accento. Poi sono tutte minchiate che dicono tutti e vabbè, ormai sì, stai lì a sindaccare sulle minchiate che dicono i rapper, no? Fondamentalmente testo zero in questo pezzo, se non qualche citazione e qualche similitudine. Però alcune cose sono un po' pesanti. C'è da dare una chiave storico. Di lettura per chi magari non ci arriva. Che i miei terroni fanno danni quando vanno arrapati, soprattutto dopo quello che è successo. Io non ti dico che potevi evitarlo. Beh, ma sicuramente era una rima già registrata questa qua. Attenzione, questo è un pezzo già registrato. Però siccome però il momento storico è sbagliato e brutto per questa cosa. No alla censura, però ragazzi, abbiate voi la chiave di lettura. Bravo. Cioè, se siete dei trogloditi che andate in giro con la clava a prendere le donne come se fossero dei pezzi di carne per la strada, esatto. Secondo me andate sgozzati come la carne halal. Facciamo un gioco in questa reaction. Chi ci è piaciuto di più in questa reaction? Apriamo la discussione sotto. Dite il nome di chi vi è piaciuto di più e scriveteci il perché. Se volete iniziare. Per me Kid Yugi mi ha fatto ridere. Mi è piaciuto il rap. Mi è piaciuto le varie citazioni, Harry Potter, eccetera, eccetera. Anche ad robe molto più culturali. Anche roba anni 90, tipo la rima sul bar di Caracas era la pubblicità del Pampero, ma è di miliardi di anni fa. A me purtroppo, e lo dico per gli altri due ragazzi che sono in questo video, Kid Yugi è quello che mi piace di più in assoluto in questo momento storico italiano. E io invece ti sorprenderò. A me è piaciuto di più Rasty Kilo perché è riuscito a rinnovarsi bene, nonostante sia uno della vecchia guardia. Dobbiamo litigare? Ma... Però non è che ti devo stare simpatico, io faccio il mio lavoro e tu fai il tuo. A me è piaciuto. No, ma io e te abbiamo litigare? No, a me è piaciuto. Ha fatto cagare. No, è riuscito a rinnovarsi bene, nonostante arrivi da una vecchia guardia ed è difficile per quelli vecchi fare una roba contemporanea senza cagarsi la faccia. Secondo c'avrà me c'è 25 stato bene. Anni. No, la mia età, Rasty Kilo. E fa ancora sterime? Vabbè, non è che Kid Yugi abbia fatto chissà che roba. Ma Kid Yugi è un ragazzino, perdonami. Ma io non posso dire le cose, devono farla loro la discussione, non io e te. Fate finta che non ho detto niente. Porca bravo, Rastichino! Rastichino! Per me è stato bene sul pezzo. Avete visto quello che succede off camera? Se volete vedere le reaction senza tagli, adesso Fada vi spiega come fare. Basta subarsi al canale, con 4 euro potete entrare e vi recuperare tutta la roba che ho purtroppo dovuto tagliare o togliere dal canale perché qualcuno ci ha minacciato di denuncia. Per dire, quindi se volete vedere tutte le minchiate che diciamo senza censure, vi abbonate, costa poco, vi fate due risate in più e però non ci denunciate, poi ma non scusami, andate a smicciare. Il povero Tony Boy non ne vogliamo parlare. Tony Boy, Ergot, per me sta tra Ergot e non me lo ascolto. Citazioni sono due parallele. Per no, me. Perché ha spezzato bene. Secondo me è una bella traccia per quello che è. Allora, è giusta. Perché hai la vecchia scuola. Ma io la vecchia scuola l'ho trovata qua. In Kid Yugi ho trovato la vecchia scuola. No, è anagrafica. Ah, ok, scusa, l'età anagrafica. Per me va bene. È un prodotto che io non ascolterei mai nella vita. Sì, a meno che non mi tagliano la traccia nella parte finale. Questo sì. Ma no, ma anche lì, coso, troppo lungo. Ha reppato troppo rispetto agli altri. Ma perdonami, uno che dice. Ma le cose, le citazioni faceva ridere. Sì, ho capito, per me poteva essere erano 4 barre, 4 barre, non 4, 4 e 28. E doveva essere Kid Yugi, stai nel tuo. Troppo lì, quando poi troppo, vedi i numeri, troppo. Da, a parte gli scherzi. Ma l'avranno pagata la, cioè, la sponsorizzazione? Speed Queen avrà messo dei soldi o avranno loro affittato il posto per fare il video? Ma secondo me era fuori tutto chiuso. In più, Speed Queen, lei è contenta della pubblicità che si è fatta con questo video? Chiedo. Posso dire che a me passa una traccia del genere in un club, la pompo. Comunque, ripeto, come abbiamo detto prima, la diversità delle voci dà sì che la traccia scorra perfettamente. Poi c'è chi ti è piaciuto di più, chi ti è piaciuto meno, è un altro discorso. Ma fondamentalmente, se questa passa in un club, se vedo in un live, qua secondo me salto in aria. Siamo cioè, tutti e tre. Sì. Perché secondo me Rasty Kilo è molto forte in live. Ha un timbro vocale che sul palco spacca tutto. Sì. Tony Boy, devo inquadrarlo. Ho paura che Tony Boy, sai che c'ha i due mood, quello hardcore, quello poetico.
poeta per le fregne e quello, no, diciamo, benzo dianzo banzo. Maestro di vita, insegnami a vivere, Tony Boy. Però sai cos'è? Che io sono di quell'attitudine che se devi farmi un pezzo del genere deve essere banger, bello, pulito. Sì, era un po' muffloscio, era troppo trap cupa dicendo le minchiate da dar polo. Non è proprio il mio genere, però ripeto, se devo sentire una traccia del genere voglio sorridere. Ah sì, qualcosa capito, ci trovo. Lo metto, smargiassate quando ho una canzone per sentirsi trapper, via. Scrivete qua sotto quali sono le vostre 10 canzoni. Anche 5, per favore. 5 canzoni per sentirsi più trapper degli altri. E poi noi facciamo un video a parte con la vostra classifica. Ve lo giuro, chi prende più like rifacciamo il video. Bravo. Ciao.